Il più bel giorno di primavera. Un breve racconto dedicato ai bambini, in particolare ai nostri alunni. Testo Stravanna, illustrazioni di Maestra Maria. Una mattina del mese di marzo, quando ancora la primavera si annunciava timidamente, ma già prometteva giochi spensierati all'aperto, i bambini di tutta l'Italia scoprirono che non sarebbero dovuti andare a scuola per qualche settimana. Come tutti i bambini, anche gli alunni di una piccola scuola di Olbia inizialmente erano molto contenti. Immaginavano lunghe pedalate in bicicletta, corse al parco, tanto tempo libero per giocare con gli amici in casa, un po' di riposo dalle fatiche scolastiche e lunghe dormite al mattino. I loro genitori, pur dispiaciuti per dover arrecare loro una delusione, spiegarono che non si trattava di una vacanza spensierata. Sarebbero dovuti rimanere a casa e avrebbero dovuto rispettare delle regole molto rigide per salvaguardare la loro salute e quella dei loro cari. L'elenco comprendeva 11 regole. Per leggerlo tutto, ai più piccoli occorreva un bel po' di tempo. Le norme più difficili da rispettare, soprattutto per i bambini, erano quelle che imponevano di mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone e di evitare gli abbracci. Non avrebbero più potuto incontrare i loro amici e giocare insieme, né andare a trovare le persone care e abbracciarle, come facevano solitamente. Certo, avrebbero potuto giocare, ma ricordandosi di rispettare le norme che gli avevano insegnate. Scoprirono che la causa di questa vacanza inaspettata era un brutto virus, con un nome che ricordava le fiabe che le maestre leggevano loro in classe. I bambini della scuola di San Simplicio, così si chiama la scuola dove è ambientato il racconto, amavano tanto le storie che narravano di principi, principesse, re e regine. E quando appresero che non si poteva rientrare a scuola a causa di un virus chiamato coronavirus, rimasero molto perplessi. Perciò chiesero ai genitori il permesso di telefonare ai loro compagni per discutere la difficile situazione che si stava creando. Eccolo qua, il virus, il terribile virus, da cui ci dobbiamo difendere. Proteggere. Furono avviate videochiamate, telefonate e messaggi vocali nei quali esprimevano tutte le loro perplessità. I bambini notavano però che gli adulti, mentre loro discutevano con i compagni, sorridevano, ma era un sorriso misto a malinconia. I loro occhi esprimevano un amore infinito, tuttavia c'era un'ombra che non avevano mai visto. Sembravano molto preoccupati. I bambini pensavano che gli adulti esagerassero, però c'era qualcosa che li rendeva molto sospettosi: il nome del virus. Che strano, i principi azzurri che noi conosciamo indossano la corona il giorno della cerimonia di coronazione. Quando diventano re, esclamò una bambina che aveva sempre ascoltato e letto le fiabe con entusiasmo. L'incoronazione è una cerimonia stupenda. A fianco c'è sempre una bellissima regina che sorride felice, a fianco al re, aggiunse una compagnetta durante una videochiamata, commentando la notizia che aveva cambiato le abitudini quotidiane degli alunni. Il re indossa la corona durante le cerimonie importanti. Non esiste al mondo un gioiello più prezioso e più bello, esclamò Nina. Chi la indossa è ammirato per la sua eleganza e tutti lo rispettano, perché solo un vero re, un uomo saggio che vuole la felicità dei suoi sudditi, può indossarla, intervenne Paolo.
Tutti noi abbiamo sempre sognato di indossare una corona, ma ora stiamo facendo tanti sacrifici e stiamo rinunciando a tante cose che ci piacciono, proprio per colpa di una corona, disse Giulia, che era un po' vanitosa. Amava molto le corone e le tiare e spesso le indossava anche a scuola per farsi ammirare. Secondo me gli hanno dato il nome sbagliato. Dovevano chiamarlo prigione virus, visto che ci costringe a rimanere sempre in casa, fu la sentenza di Tommaso. Eccolo qua, il virus che ci ha costretto a rimanere in casa, ma noi ci rimaniamo perché ci vogliamo proteggere. Poi intervenne Emma, che era sempre molto informata, e spiegò che il virus è stato chiamato così perché, se si osserva al microscopio, ha un aspetto simile a una corona, e inviò loro una foto a colori che aveva scaricato dalla rete con l'aiuto del suo papà. A quel punto anche gli altri approfondirono l'argomento e nel giro di poche ore reperirono tante informazioni sul virus. I bambini scoprirono che con il termine coronavirus in realtà ci si riferisce a una vasta famiglia di virus che causano malattie, che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi. Emanuele, che si era consultato con il fratello maggiore, si affrettò a scrivere in chat che la malattia causata dal nuovo coronavirus e che ha costretto tutti a rimanere a casa si chiama COVID-19. Co sta per corona, V per virus, D per disease, termine inglese che significa malattia, e 19 indica l'anno in cui si è manifestata. In poco tempo i bambini della scuola avevano fatto un salto incredibile, dalle favole alla scienza che spiega il terribile virus e indica le regole per evitare il contagio. Ora che tutti erano informati e responsabili, dovevano trovare il modo di trascorrere il tempo senza annoiarsi. Dopo qualche giorno dalla chiusura della scuola, ci pensarono le maestre a occupare una parte della giornata. Inizialmente inviarono delle attività di ripasso, poi gradualmente anche delle video lezioni e tante altre esercitazioni. Ogni maestra se ne inventava una. Le maestre dicevano che era molto importante lavorare un pochino tutti i giorni, perché altrimenti avrebbero dimenticato quanto avevano precedentemente appreso. Ripetevano spesso che era altrettanto importante stare tutti uniti e scambiarsi messaggi d'affetto per essere più forti contro il virus che aveva portato anche momenti di tristezza e di sconforto tra la gente. I bambini scoprirono nuovi modi di stare vicino agli amici, ai parenti e alle maestre. Continuavano a divertirsi e a scoprire che possedevano una nuova forza. Sentivano davvero l'affetto delle persone, anche se non le incontravano. E la solidarietà dei genitori e dei compagni li aiutava a superare le difficoltà e i momenti di sconforto. Allora capirono che anche loro erano dei piccoli guerrieri. Le loro armi contro il nemico invisibile erano il rispetto delle norme igieniche e comportamentali, ma anche quella fiammella che ora ardeva tutti i giorni nei loro cuori, la speranza di tornare al più presto alla normalità. Intanto fuori era esplosa la primavera, che aveva deciso comunque di riapparire e di rinnovare la sua festa. La sua rinascita era celebrata con un meraviglioso inno alla vita. Le rondini erano tornate dai paesi caldi dove avevano trascorso l'inverno. Ora volavano gioiose nei nostri cieli, disegnando meravigliose coreografie. I
Il canto degli uccellini spezzava un silenzio innaturale. Mille meravigliose fragranze impregnavano l'aria. Un tiepido sole splendeva e illuminava le giornate fino a tarda sera. La natura aveva indossato i suoi abiti più belli e vaghi. Negli alberi si gonfiavano le gemme e si aprivano le tenere foglioline. Dappertutto bocciavano fiori di mille colori e le farfalle si divertivano a svolazzare nell'aria. Non era tuttavia la festa gioiosa di tutti gli anni. Mancava qualcosa. La presenza dei bambini, che gli anni precedenti, all'arrivo della primavera, giocavano felici all'aperto, controllati a debita distanza dalle mamme che chiacchieravano. Sono loro i grandi assenti. Finalmente, dopo tanti giorni di primavera anomala, un bel giorno i telegiornali di tutte le reti diedero la notizia tanto attesa. Si poteva nuovamente uscire liberamente. Non c'era più pericolo di contrarre il virus. Ora è lui, il grande sconfitto. Fu tale la gioia che i bambini di tutta l'Italia iniziarono a intonare dei meravigliosi canti e a danzare nelle piazze, nei parchi e nelle strade di tutte le città e anche nella nostra meravigliosa Olbia. Ora si poteva festeggiare davvero la primavera, c'erano proprio tutti. Quel giorno lo ricorderemo sempre come il più bel giorno di primavera. Ciao bambini, un abbraccio a tutti.